mettendo una fascettina così sul dito, sì, no? Girando tutto intorno, quindi è totalmente incongruente. Abbiamo in diretta il valore senza dover fare il prelievo, mandarlo al laboratorio analisi, aspettare quella mezz'ora, un'ora. Questo apparecchio invece, che può essere collegato con questo, misura il grado di sedazione dei pazienti. Una fascetta attorno al dito nelle fasi concitate dell'emergenza in sala di rianimazione per evitare le punture, degli aghi sulla pelle dei più piccini, avere in presa diretta il dato del livello di emoglobina nel sangue nei bambini dai 28 giorni ai 14 anni. È quanto permetterà il nuovo macchinario donato al pediatrico Salesi di Ancona grazie alla raccolta fondi avviata dagli amici in memoria di Gianluca Gianmarchi, il 21enne anconetano che l'anno scorso ha perso la vita a causa di un tragico incidente in scooter. Una raccolta condivisa con il Rotary Ancona 2535, Ilaria Masi e una famiglia di donatori. L'ultimo scatto di reni, quello dell'associazione patronesse. Commozione alla sala giochi del Salesi pensando a chi ha lasciato in eredità uno scrigno di bene e amicizia, ora a favore dei bambini in corsia. Problemi respiratori, sì, soprattutto durante il periodo invernale, mentre d'estate abbiamo prevalentemente problematiche traumatologiche. Se queste cose noi le chiediamo all'azienda, che spesso poi hanno difficoltà a comprarle, passano un sacco di tempo perché devono fare le gare di appalto, tempi lunghissimi. Invece con questo sistema, ringraziando sempre l'associazione patronesse e tutti voi che avete contribuito, l'abbiamo ottenuto in tempi brevissimi. Quello che rimane se ne fa carico l'associazione patronesse, quindi possiamo dire che oggi l'apparecchio è stato acquistato completamente. Mi riempie di orgoglio, anche molto più di anche donazioni più grosse, perché è nato, è stato portato avanti da questi ragazzi con veramente tanto amore. È stato importantissimo il lavoro svolto dagli amici di Gianluca, e ne aveva tanti, quindi per noi è questa la cosa più importante.